Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video svuota la spesa. Sono andata da Lidl, ho comprato un bel po' di cose perché ho speso più o meno sui 50 euro, quindi avevo il carrello abbastanza pieno e ho pensato di condividere con voi i miei acquisti. Parto subito dalle cose che poi devo andare a riporre in frigorifero perché si sta sciogliendo tutto, siamo in estate, fa caldo e quindi non mi perdo in chiacchiere. La prima cosa è questo pacchetto di totani surgelati, questi qui da fare. Io li faccio al forno, però si possono fare anche fritti, comunque sono quelli impanati e sono secondo me molto buoni. Poi ho preso due confezioni di mini gelati, mini cornetti, in particolare questi della marca Gelatelli. Questi sono comodissimi come snack perché sono piccolissimi, sono proprio piccoli così, quindi è un boccone di gelato, diciamo che potrebbe equivalere a 2 o 3 cucchiaini di gelato, non di più, però come snack veloce, quando voglio solo togliermi un pochino la voglia di gelato senza andare a mangiare un gelato più grosso o comunque più sostanzioso, questi sono perfetti. E ne ho preso due tipi. Un tipo è questo qui alla vaniglia con pezzetti di cioccolato con la cialda in cacao e poi ho preso invece un altro tipo un pochino più leggeri, diciamo, che sono alla pesca e alla fragola, quindi qua dentro ci sono sia quelli alla fragola che quelli alla pesca e questi sono decisamente più leggeri. Questi secondo me sono più buoni, però comunque se volete qualcosa alla frutta, quindi di ancora più leggero, anche questi sono veramente ottimi. Poi ho preso 3 mozzarelle così confezionate singolarmente, light. Queste sono della marca Loviglio e sono light, come potete vedere. Io queste le utilizzo quando faccio la pizza in casa, perché sono tantissimi anni in realtà che non mangio una mozzarella, diciamo così, con l'insalata o con i pomodori. Di solito la uso solo per la pizza e compro quelle light. In realtà di solito le compro di un'altra marca, però questa volta ho trovato queste e ho pensato di provarle. Poi ho preso il prosciutto confezionato così, sono 2 confezioni singole ed è prosciutto per i toast, anche se in realtà io poi lo utilizzo per fare la pizza, però comunque è prosciutto cotto ed è abbastanza buono, soprattutto se lo usate per cucinare, questo qui va benissimo. E questa è la marca Salumeo, eccola qua. Poi ho preso 2 cotolette di pollo, di queste qui impanate, che sono molto buone. Poi 2 tranci di salmone, di questi. Io, come avete notato, se guardate i miei svuota la spesa, compro abbastanza spesso il pesce. E poi ho preso 2 filetti di trota di questi. Poi ho voluto provare un tipo di biscotti che non avevo mai provato, ma che da tanto tempo, diciamo, volevo comprare. Poi alla fine non li compravo mai, non so neanche io perché. Comunque, questi biscotti rotondi ricoperti di cioccolato. Ne ho preso un tipo al latte e un tipo fondente. Ho preso poi una confezione di mandorle, di queste qua. Io queste le mangio così dopo cena oppure le utilizzo per fare i dolci, fare le torte, fare i biscotti alle mandorle. Io comunque adoro le mandorle e quindi è molto difficile che in casa mia manchino le mandorle. Poi ho preso il mio snack salato preferito, cioè i taralli. In questo caso li ho presi classici. Però io in realtà ero un po' partita con l'idea di andarmi a comprare quelli integrali che da Lidl ho trovato abbastanza spesso, però c'è uno di questi supermercati, diciamo, nella mia città che non tiene proprio tutte le cose che io di solito trovo nel mio supermercato abituale, diciamo. Questa volta ho cambiato, sono andata in un altro negozio dove di solito non vado quasi mai e non li avevano, avevano solo quelli classici e quelli mi sembra al peperoncino e quindi ho preso quelli classici. Poi c'era una novità, c'era la farina integrale. Io nella mia città da Lidl non avevo ancora visto la farina integrale e quindi è una novità perché comunque c'era proprio il cartello con scritto novità e quindi insomma era una cosa che avevano probabilmente messo da poco e l'ho presa perché l'avevo finita e perché comunque la farina integrale a me piace. A me piacciono le torte integrali, le pizze integrali, il pane integrale, mi piace tutto integrale in realtà, solo che non sempre mangio cose integrali perché comunque non sono da sola in casa, siamo in due, quindi diciamo che accontentiamo un po' i gusti di tutte e due, quindi ogni tanto integrale e ogni tanto farina bianca. Ho preso poi 1 litro di latte scremato, una confezione di bustine di lievito per dolci, un pacco di pasta, questi in particolare sono i fusilli pugliesi e sono quelli tricolore.
spero che riusciate a vedere, sono bianchi, rossi e verdi e sono veramente buonissimi questi. A me di solito la pasta non piace granché, io non sono una persona che ama il classico piatto di pasta asciutta, infatti non lo mangio praticamente mai. Però se stiamo parlando di pasta un pochino diversa, un po' più strana, un po' particolare, tipo questa, allora la mangio volentieri. Poi ho preso una confezione di sapone per le mani, questa volta ho scelto quello alle mandorle perché lì hanno tantissime profumazioni diverse, questa volta ho scelto questo perché per l'estate comunque mi sembra molto delicato e poi come vi dicevo prima adoro le mandorle, quindi quando ci sono le mandorle di mezzo solitamente io sono felice e mi va benissimo l'essenza alle mandorle. Poi ho preso un pacco di biscotti classici, questi qui per la colazione, questi sono proprio molto classici, però secondo me sono veramente buonissimi. Io tempo fa prendevo sempre solo questi, poi ho cominciato a cambiare un po', a prenderne altri tipi, però adesso volevo di nuovo questi, perché comunque sono molto buoni e con il cappuccino sono la morte sua. E come ultima cosa una confezione di cracker integrali. Questa è la mia spesa, fatemi sapere nei commenti se c'è qualche cosa che magari vi ha stimolato la curiosità e pensate magari di andare a comprare anche voi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.